sono innamorato di te, perché non potevo più stare solo, il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Bastano poche note alla magia di Tenco, a oltre 50 anni dalla sua morte, rimane intatta. Come intramontabili restano nel cielo le meteore che mai si spegneranno. Una magia riportata a Ricaldone dai The Colors per riempire in musica la 24esima edizione dell'Isola in Collina, nata e ormai cresciuta proprio per ricordare ogni anno l'estro e il patrimonio musicale e culturale lasciato da Luigi Tenco, che nel piccolo paese sopra la Quesa, in provincia di Alessandria, era nato e dove riposano le sue spoglie. Quest'anno abbiamo deciso di fare i The Colors a Ricaldone, perché ne venivamo da un'esperienza di cantautorato classico, quindi De Gregori, Vecchioni, abbiamo fatto il rap con Frank I Energy, l'indy con i Tre Allegri Ragazzi Morti e gli After Hour, e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto un gruppo seguito molto dai giovani, ai quali abbiamo chiesto di fare una canzone di Tenco, in modo che anche i giovani potessero ascoltare una canzone che magari che è stata scritta sicuramente 40 o 50 anni fa. Quindi è giusto, pensiamo che questo fosse il modo migliore per poter portare avanti le canzoni di Tenco nelle nuove generazioni. Personaggi come De André hanno detto che forse non sarebbero esistiti senza Tenco, ci hanno pure suonato insieme tra l'altro. Noi sicuramente prendiamo a piene mani da un mondo che è un po' diverso dalla scrittura cantautorale italiana, ma comunque essendo italiani e facendo musica in Italia non possiamo che essere permeabili da quel punto di vista, e quindi c'è un po' di Tenco anche nelle cose che scriviamo noi. Stash e la sua band hanno mandato in visibilio i loro fans, a dimostrazione di come questo gruppo, uscito prepotentemente alla ribalta grazie alla vittoria di Amici, sia attualmente la band italiana con maggiori chance a livello internazionale. L'Isola in Collina, organizzata dall'Associazione Culturale Luigi Tenco con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si era aperto con il recital Io sono uno con Edoardo Cerea, Davide Cignatta, Elisa Aragno, Salvatore Chillemi e Gisella Bein, un omaggio a Tenco firmato dal regista Renzo Sicco.